È la prima di De Feudis al Gran Sasso d'Italia dopo lo 0-0 del Conero e il tecnico di Bisceglie per questo esordio casalingo conferma 10 undicesimi del match di Ancona, inserendo quasi a sorpresa il nuovo arrivato Barberini, preferito a Manuel Giandonato. Misuraga nel tridente insieme a Banegas e Belloni. Il Castelfidardo dell'ex Marco Giulio Dori, ora tecnico dei marchigiani, col 3-5-2, che ha raccolto ottimi frutti nel turno precedente, vinto col Notaresco con Braconi e Caprari, riferimenti offensivi. Direzione di gara affidata a Gervasi di Cosenza. L'Aquila, che al secondo prova già a fare male, ma da angolo, dopo ottimo schema, la conclusione di Di Santo viene bloccata da El Bazar. 7 minuti più tardi il Castelfidardo sviluppa un'ottima azione sulla sinistra, ma sul cross Braconi cicca letteralmente il pallone, facendo disperare mister Giulio Dori. L'Aquila che spinge spesso sulla fascia dove gravita Banegas e l'affondo di Del Pinto, leggermente deviato, attraversa tutto lo specchio della porta ospite senza trovare il tocco vincente dei rossoblù. Nel giro di 60 secondi i padroni di casa ci provano per ben due volte. Il corner di Banegas pesca Alessandretti in proiezione offensiva, ma la girata del 13 trova il tocco di un avversario per l'angolo seguente. Da corner la palla cade nei pressi di Misuraca, che dalla distanza prova a sorprendere El Bazar. L'incrocio pieno strozza l'esultanza del 27 aquilano. Da qui al 45esimo, e 21 minuti sono davvero tanti, non succede assolutamente nulla, a parte qualche mischia infruttuosa per entrambe. Per aprire la cronaca del secondo tempo dobbiamo armarci anche stavolta di tanta pazienza, ma almeno al 64esimo arriva il gol che cambia volto al match. Belloni arretra col corpo impedendo la chiusura dell'avversario, Banegas allora è libero di smistare per un Del Pinto arrivato sotto porta con i tempi giusti. Il destro sotto la traversa fa esultare un pubblico rossoblù già in procinto di inveire verso i propri beniamini. Da qui in poi nulla di clamoroso, col Castelfidardo che ci prova con Nanapere dopo corner, ma Michelin è ben posizionato per abbracciare il pallone e mettere tutto in sicurezza prima del triplice fischio che arriva dopo 5 minuti di recupero. L'Aquila ancora convalescente, malgrado la vittoria di misura, ma i tre punti servivano come il miglior medicinale per curare in futuro alcuni malanni che continuano ad attanagliare i rossoblù. Cioè, se noi pensiamo che siamo l'Aquila e dobbiamo vincere le partite tutte 4-0, mi sa che abbiamo sbagliato, siamo tutti un po' fuori, un po' matti, cominciare da me. Castelfidardo veniva a due vittorie consecutive, quindi sapevamo che era difficile. Primo tempo è stato un primo tempo alla pari, dove noi c'era una squadra che cercava di giocare, cercava di vincere la partita, è una squadra che si difendeva bene, ripartiva bene, ci hanno messo in difficoltà. Il secondo tempo siamo stati più bravi, forse magari più per un calo loro. Abbiamo fatto gol, abbiamo rischiato poco, quindi alla fine vittoria più che meritata. Merito al Castelfidardo, ha fatto una partita onesta, però penso che tutto sommato alla fine la partita, il risultato è giusto. No, ma Barberini, come ho detto in settimana, è venuto a rinforzare l'organico, ho visto l'infortunio di Mantini. È un giocatore che a me piace, che ci dà un po' di geometrie, magari quando devi giocare sempre a calcio qualche palla la sbagli, ma io spero da domenica prossima di avere un po' più di fiducia in noi stessi. Quando giochiamo in casa magari la gente un pochino, magari, perché ho visto poca spinta da parte del pubblico, poi dopo l'1-0 sì, si è sentito qualcosa, ma noi ci aspettiamo un pubblico, poi magari a fine partita uno può contestare perché non è piaciuta la partita, però io penso che noi oggi abbiamo fatto la nostra onesta partita, abbiamo vinto meritatamente, quindi bene così. Secondo me è una sconfitta meritata, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma se noi continuiamo a gestire le partite e andare per fare lo 0-0, poi succede queste cose, perché comunque l'Aquila è una squadra attrezzata, poi può capitare l'azione che ti fa gol. Noi ce l'abbiamo avuta e nel primo tempo non l'abbiamo sfruttata. È una situazione a me non gradevole, perché, ripeto, io vedo un calcio in maniera diversa. Però, come ho detto, ho fatto tutto di fretta perché oggi la nostra famiglia ha subito un lutto molto importante. Condoglianze da parte nostra, ovviamente. Grazie mille, e che riporterò. E quindi ci stiamo stringendo intorno a un nostro membro della nostra famiglia. E è successo questa notte, ha sconvolto un po' tutto.
e tutti, e quindi mi sono trovato io oggi, anzi ho preteso di venire io, perché, e non è mia abitudine, perché comunque questo per noi è un giorno molto triste.